adesso parliamo di truffe. Ma di quelle truffe, quelle proprio odiose, noiose, che non ci piacciono. E con chi lo facciamo se non con Rosario Trefiletti, dell'Istituto Studi sul Consumo, che ovviamente ci darà tantissimi... Non mi piacciono anche a me. No, certo, lo sappiamo, però tu ci dai i consigli giusti. Beh, spero, mi certo, auguro, vai. Ok, allora. Oltretutto, truffe telefoniche. Noi che ormai viviamo un po' agganciati a questo aggeggio, quante cose, quante insidie si possono... Anche perché ci sono diverse questioni. O truffe telefoniche del settore, del telefono, eccetera, eccetera, oppure truffe fatte attraverso il telefono. Ci sono queste ambivalenze importanti e bisogna appunto stare attenti e dare delle risposte. Sì, il problema è la truffa del sì. La truffa del sì è micidiale. Cioè, la peggiore. Possiamo già cominciare. Sì, perché ti chiamano. Allora, pronto? Chiamiamo, no? Pronto? Pronto. Sì. Ti chiamano e ti chiedono, allora, lei è Rosario Trefiletti? Sì. Mai dire sì. Bisogna dire sì. No, non bisogna dire sì. Sì. Bisogna autentificare la cosa e dire questo che è il mio nome. Sono Rosario Trefiletti. Ma non dire sì. No. Perché quando vi propongono un contratto, che poi magari non vi piace, non va bene, eccetera, eccetera, se avete detto di sì, anziché il nome e cognome vostro, cosa succede? Che ve lo registrano? Veramente. E quel contratto, succede questo. Cioè, usano quella risposta per autenticare il contratto. Esattamente, questa è una cosa veramente micidiale. Ma c'è un modo per bloccare per sempre questa cosa? No, allora ci sono... Io non posso non rispondere se mi chiedono se sei Arianna. Sì. Ecco, intanto però bisogna che intervenga la varia autorità di controllo, la polizia postale. Queste cose non vanno assolutamente fatte. La seconda cosa, c'è anche una volta dato il consiglio, non date mai il sì, comunque potete avere, e c'è un diritto del cittadino, entro 14 giorni di fare la disdetta comunque di qualsiasi contratto fatto per via telefonica o non solo, per via telefonica, anche via internet e via dicendo. Quindi c'è questa possibilità, però il consiglio è sempre quello, attenti, quando cadete in un raggiro del genere, anzi una vera e propria truffa, no? Sì. Mi raccomando, andate da una delle associazioni dei consumatori che sono molto brave, hanno anche dei sistemi di conciliazione per fare in modo da rientrare in possesso dei propri diritti. Anche perché è difficile non rispondere sì, è la prima cosa che ti viene in mente quando parli al telefono. Brava. Addirittura uno dice sì dopo lo squillo, quindi proprio lì sei vinto, se ti prendi di casa. Viene proprio spontaneo, guardate che sono decine e decine di migliaia. No, ma infatti questa è una cosa... Quando poi a me che è disarmante. Tu sai, Valeria Gracio, dico assolutamente sì, quindi peggio. Tu due contratti. Vediamo in grafica, ci facciamo aiutare perché le abbiamo proprio scritte alcune regole per proteggerci. Allora, quindi, non dare mai dati personali, poi Rosario ci aiuterai a ampliare quello che stiamo dicendo. Quindi non rispondere mai sì, l'abbiamo capito. Chiedere il numero a chi ci contatta, richiedere il blocco del numero. Allora, quindi dati personali mai. Dove abito, sono nata. Ma ci mancherebbe altro, sono proprio violazioni di privacy. Okay. Insomma, queste cose che continuano ogni giorno a tempesta, si chiama anche telemarketing molesto, lo sappiamo. Sì. Che esiste. Allora bisognerebbe anche trovare, non solo dare dei consigli e delle risposte in modo da non cadere in questi raggiri, ma anche le istituzioni, le authority e che altro intervengano perché queste cose non accadono. Sapete, ve la dico in due secondi, sapete che sul telemarketing molesto, su quelle telefonate che continuano ad arrivarvi, soprattutto all'ora di cena, alle persone anziane, anche sabato mattina alle 9, sei fortunata Verona. Allora la cosa è che ormai molti anziani non rispondono più al telefono, perché sono tempestati di queste telefonate, ma questo è grave, perché se può essere la figlia, il cugino, il nipote, bisogna che ci sia una comunicazione aperta per quanto riguarda la persona anziana. Questa cosa è molto grave. Avete già parlato delle blacklist, avete già parlato della possibilità di come dire, isolare il proprio numero da queste telefonate moleste. C'è un modo si può fare. C'è un modo che non funziona molto bene. Che non filtra abbastanza. Si tratta del registro delle opposizioni, dove appunto tu ti puoi, anzi devi
iscriverti in tutti i modi, adesso si può fare via internet, via televisione, si può fare in tutti i modi, però funziona e non funziona, nel senso che, la dico tutta, il diritto del cittadino non è quello di essere molestato, ma è quello, per esempio, ecco, bisogna ribaltare il sistema. Io chiedo esplicitamente di essere informato della pubblicità, dei nuovi contratti o che ha. Questo è il vero diritto del cittadino, non che i vari gestori di tantissime cose possono permettersi di telefonarti continuamente e disturbarti. Questa cosa non va bene. E aggiungerei, e nessuno deve attivarmi cose che non ho chiesto. Soprattutto. Perché a un certo punto un contratto lo sottoscrivi, ti va bene, e poi ti ritrovi che il costo X diventa un'altra cifra. Perché ho attivato o incautamente, per sbaglio, oppure qualcuno ha deciso che io desiderassi anche altro. Bravissima, questa è una delle questioni all'ordine del giorno, perché ormai sta... il problema è anche il telefono, come fatto, certo, che aiuta questi basta iPhone, iPhone bellissimi strumenti, cosa succede? Succede che inconsapevolmente, o anche consapevolmente, a volte clicchi perché ti interessa qualche cosa che ti fanno vedere, eccetera, eccetera. Beh, sapete che cosa succede dietro questo click? Succede che vi trovate abbonati a riviste, a volte anche riviste non molto, non, ecco, a riviste o tante altre, servizi non richiesti. Ecco, in questo caso bisogna che anche qui, lo diciamo all'authority, lo diciamo all'istituzione, bisogna che ci sia una facilità estrema per il cittadino a uscire da un abbonamento che non ha voluto, certo, o da un servizio anche meteorologico che non ha voluto e tante altre cose. Tra l'altro spesso quando clicchi non solo ti parte l'abbonamento, ma spesso fornisci, dai l'ok perché vengano forniti i tuoi dati a tutti gli altri gestori. Sì, è un moltiplicatore. Si moltiplica. Questo capita, noi che bene o male utilizziamo il cellulare con una certa dimestichezza, pensa a chi invece lo usa meno bene e più facilmente capita cadere in questi errori. Migliaia. Che stai facendo? Migliaia. No, la sta chiamando un gestore. Mi sta telefonando un gestore. Non dire sì. No. Magari penso. Oppure magari qualche volta ti chiama qualcuno in buona fede per proporti qualcosa di effettivamente interessante, ormai tu prevenuto e terrorizzato lo mandi a quel paese senza neanche aver ascoltato. O gli stessi, quelli che utilizzano questi sistemi, dovrebbero capire che quando si dà fastidio ai cittadini, questo fastidio si ritorce contro di loro, si ripercuote contro di loro. Nel mercato queste cose funzionano e non funzionano, e quindi è un male che avvenga tutto ciò, anche per il mercato stesso. Trefi, possiamo dare noi siamo amici, possiamo dare un consiglio magari agli anziani, perché noi comunque giovani, di cui fa parte anche tu, riusciamo a muoverci bene sullo smartphone, però magari gli anziani come la mia mamma per esempio, che ha la tua età, non riesce magari a chiudere una pubblicità in maniera inconsapevole, finisce sul sito che poi la riporta ad altre cose non desiderate. Sì, okay? Ci sono dei sistemi automatici che solo i giovani sanno utilizzare al meglio, bisogna dire. Però io per esempio non sono capace di fare questo. Allora andate, un consiglio, andate veramente anche qui dalle associazioni consumatori, perché loro sanno. Ma dove sono queste associazioni consumatori? Beh, io ne ho diretta una fino a qualche tempo fa, a circa 1000 sedi. Basta andare su internet, si chiama Federa Consumatori, certo, basta andare su internet e si trovano tutte le sedi, numeri di telefono, gli orari di sportello. Naturalmente ho parlato di una, ma sono circa 20, ce ne sono tante. Fatevi aiutare, perché questi fanno un lavoro di volontariato molto bene, grazie.